Ben ritrovati Juventus, una signora per due, insieme anche a Lorenzo Bulgarelli. Oggi Juventus Bulgarelli Channel, iscrivetevi a entrambi i canali, ci fate una cortesia, Ezio Maletto. Buona giornata a tutti. Juventus una signora per tre In questo caso, sì. Per in questa quattro, occasione, perché anzi c'è per a quattro, quattro. visto che c'è anche Olivia. Ben ritrovati, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per noi è importante. Massimo. No, allora, voglio chi ci ha seguito ci dia atto che abbiamo raccontato passo a passo, per quello che ne conosciamo, questa vicenda che ha un po' sconvolto tutti, le dimissioni improvvise del Consiglio di amministrazione della Juventus, relative inchieste, quella della Procura, poi quella successiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio e poi adesso a seguire anche quella della UEFA. Allora ci stavamo domandando, vi terremo naturalmente informati su quello che accadrà, sugli sviluppi, ma Allegri in questa situazione. Penso e credo possa essere l'uomo giusto per tenere e tirare i remi in barca, non tirare i remi in barca, per remare nella direzione giusta in questo momento di grande confusione. Però volevo sapere anche la vostra di opinione. Io resto convinto che la squadra giocasse male anche per la grande confusione che regnava in società, perché è inutile girarci intorno, secondo me questa cosa era percepita, ma è una mia idea. Così come era una mia idea e forse anche quella di Ezio, anzi sicuramente quella di Leonardo Savasta, che nella pausa mondiale sarebbe successo qualcosa, insomma qualcuno ci guardava e dire siete un po' toccati. Bene, Eravamo catastrofisti, esattamente, no? continuiamo adesso. Continuiamo a essere un po' toccati di testa, ma credo che un'analisi su Massimiliano Allegri vada fatta, Ezio. Massimiliano Allegri. E qui ti invito a No, nozze. ma guarda, perché sparare sulla No, Croce la Croce Rossa Rossa? no, lo so Cioè, che tu no, vorresti. poi non voglio dire, Poi oltretutto. entrambi so che siete allineati su posizioni Non abbastanza simili. solo non è in grado di difendersi, ma qualora ne avesse pure l'opportunità non ne sarebbe Però sai che capace. adesso è responsabile anche dell'area sportiva, eh? Guarda, è responsabile della traghettazione, Tu dici? okay? Fino a giugno, fine a giugno, luglio, Perché la insomma. verità è questa, come abbiamo sempre detto, ci sarebbe stato il ribaltone durante la pausa Sei mondiale. un visionario, non capisci. Cioè, tu non hai. No, no, E no. come abbiamo sempre ribadito, sarà poi la nuova dirigenza, una volta che l'organigramma sarà completato, a decidere chi dovrà essere il proprio tecnico di fiducia, perché così è corretto che sia. Secondo me la posizione di Allegri Dia. è Non assolutamente. lo domina neanche Lorenzo, ma fa anche fatica, come Fonzi in Epidei, riuscirà a dire lo È sbagliato, assolutamente identica a quella di prima. Anzi, io temo che la squadra, anzi, no, mi correggo, abbiamo due possibilità a questo punto. Da una parte la squadra che fa blocco con l'uomo che la segue in panchina, e per una sorta di voler fare gruppo, di voler dimostrare che nessuno, che non si risente delle vicende societarie, e quindi voler dare una risposta di un certo tipo. L'altro lato della medaglia è che il sapere è a un certo punto i giocatori sicuramente lo subodoreranno o lo sapranno, che nella prossima stagione il tecnico in panca sarà un Non altro sarà lui, sarà un altro. e potrebbe inquinare non poco, anche se parliamo di professionisti, il rendimento, peraltro già abbastanza discutibile per non dire disastroso, della squadra, tenendo anche conto che molti degli elementi oggi in rosa il prossimo anno non ci saranno più, alcuni di questi non sanno se ci saranno, quindi si può creare purtroppo da un lato una situazione di unione come mai prima, dall'altra una sorta di si salvi chi può,
sperando che le cose non vadano troppo male. In tutto questo non è che dal 4 di gennaio Allegri proporrà il calcio del futuro, un calcio scintillante, e la Juventus diventerà uno spettacolo per gli occhi e una mietitrice spietata di risultati in Italia. E vedremo la solita Juve di Allegri, contrariamente al nome, sovente molto triste, e tutto questo fino a giugno, dopodiché si vedrà chi sarà il nuovo tecnico designato, perché da quello che perlomeno a noi è dato non sapere, ma è dato supporre, e che in ogni caso ci sarà un avvicendamento tecnico al 30 di giugno. Ne sei convinto tu, Lorenzo, che sia un traghettatore, e come vedi la sua figura in questo momento, e soprattutto come vedi il gioco della squadra? Ricordiamo che abbiamo un po' ancora di purgatorio con questi mondiali, uso volutamente questo termine in maniera ci si ride un po' su, però poi si ricomincia Europa League, campionato. Come vedi tutta questa situazione? Per cominciare voglio ringraziare entrambi, Ezio e Massimo, per essere qui con voi nuovamente a parlare per la prima volta della nostra amata Juventus, la nostra vecchia signora, nonostante purtroppo il momento non sia quello desiderato, parlare di trofei, vittorie importanti. Purtroppo l'argomento momentaneo è di tutt'altro tipo, di tutt'altro genere. Riguardo quello che sta succedendo, io sono convinto purtroppo che il nostro attuale allenatore, mister Allegri, ne esca in un qualche modo rafforzato, per una semplice questione: quando saltano delle teste, quelle che rimangono ovviamente acquistano un po' più di autostima, di autorità, come nel caso di Allegri, appunto, che ha avuto questo upgrade nella possibilità di avere un ruolo maggiore, anche decisionale, nelle scelte di calciomercato, un po' come i vecchi manager alla Ferguson inglesi. E questo in un qualche modo può essere un sintomo di come la nuova dirigenza può forse credere in lui. Dico forse per un semplice motivo: quando arriva una nuova dirigenza, bene o male porta con sé aria nuova, certo. Cambia in primis proprio l'allenatore, per cui sotto questo punto di vista mi vedo, non dico costretto, però la penso esattamente come Ezio, e cioè che a fine anno assisteremo ad un ribaltone in panchina, al netto comunque di, salvo le dimissioni del nostro attuale tecnico, un esonero comunque di un certo tipo, perché ricordo Allegri pesare a bilancio per 7 milioni nette stagione più 2 di bonus ancora almeno per altri 2 anni e mezzo, per cui non sarà sicuramente semplice liquidare questo allenatore e prenderne un altro. Per rispondere alla tua domanda, sì, Massimo, come vedo l'andamento da qui fino alla fine della stagione? Sarà complicato, perché comunque è vero che non siamo più in Champions League, con il mio grande, ma non credo solo mio, rammarico. Siamo in Europa League, è una competizione che va onorata nonostante, parliamoci chiaro, a parte alcune squadre del livello di Barcellona e Manchester United, che comunque si affronteranno come noi negli spareggi per accedere definitivamente all'Europa League, come l'Arsenal, come il Real Sociedad, bene o male le squadre, la caratura di queste squadre è nettamente inferiore a quelle della Champions League, per cui, che dir si voglia, non è la stessa cosa assolutamente. La Juventus ha l'obbligo comunque di vincere questo trofeo, che sarebbe importante, ma molto complicato, perché questa Juve nell'arco di questa prima parte di stagione ci ha abituato a non brillare, anzi a rasentare quasi l'insufficienza ad ogni partita, salvo rari casi, rare eccezioni. Per la seconda parte io mi auguro di vedere una Juventus comunque propositiva, sarà molto complicato, ma la speranza è questa. Quello che non vorrò sentire personalmente a fine stagione sarà il nostro allenatore mister Allegri che comunicherà l'esito della, appunto, stagione in maniera negativa, come per dire: sapevamo sarebbe stata difficile non ottenere neanche un trofeo, soprattutto vista la situazione societaria. Trovare un'altra scusa a tutto quello che già ha tirato fuori in queste prime dichiarazioni, interviste nell'arco di questa prima parte di stagione, mi farebbe ulteriormente arrabbiare. Tutto quello che è successo intanto gli ha creato un alibi meraviglioso. È proprio questo. E il fatto che le parole di John Elkann ne abbiano fissato la posizione. Però perdonami, non poteva dire altro. No, non poteva dire altro, ma diciamo che in qualche modo si è voluto dire: ok,
stiamo già cambiando molto. Per adesso, rimane un punto fermo. Fino a giugno il punto fermo è questo. E quindi da una parte ha voluto dare tranquillità a quello che John Elkann ritiene in qualche modo una persona amica, e io credo che sia lì anche più soprattutto per quello, non tanto per competenze tecniche, e dall'altra appunto non dare alibi alla squadra. Non esistono altre motivazioni. Tra l'altro il destino del nostro allenatore era già stato messo in chiaro e deciso dallo stesso ex presidente Andrea Agnelli post Maccabi Haifa, dove aveva rimandato la decisione finale se esonerarlo o dargli un'altra possibilità, un'ulteriore possibilità, a fine stagione. Quindi è soltanto un rimandare. Anche perché non vedo cosa dovrebbe cambiare per la Juventus rosa, uomini e area e propria area tecnica. Cioè, la Juventus ha comunque l'obbligo di vincere tutte le partite di tutte le competizioni a cui partecipa. È del tutto indifferente chi sia il presidente, l'amministratore delegato, il responsabile del mercato. La Juventus ha l'obbligo storico di iniziare tutte le partite con l'obiettivo di vincerle. Nel momento in cui non ci riesce ci sono dei responsabili, ma non ci sono alibi. Per fortuna, lo dico, non assisteremo più a una conferenza stampa della serie "ti amo troppo ma ti devo lasciare". E sapete a cosa mi riferisco. Iscrivetevi al canale. Però se non altro, non respiri anche tu quest'aria di normalità, vale a dire, allora, la macchina del fango che spara... Hai detto bene? No, che spara a manetta. Vi annuncio le intercettazioni che dovrebbero essere secretate le hanno perfino la mia panettiera e il mio giornalaio me ne hanno consegnato delle copie ricevute in via riservata, tutto italianamente nella norma. Dici, esatto, no, assolutamente. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Grazie, alla prossima. Grazie a voi e alla prossima.